Va ora in onda Pianeta Oggi Eventi nel Mondo. Conduce in studio Massimo Bonella. In onda tutti i giovedì dalle 20.30 su Radio Piper. Gentili ascoltatori di Radio Piper Fontana Fredda, buonasera, in studio Massimo Bonella, anzi nello studio 1, per la conduzione di Pianeta Oggi, o meglio per la presentazione di Pianeta Oggi Menti nel Mondo, il nostro settimanale di approfondimento a frequenza, appunto a frequenza settimanale. Siamo in prima serata, saluto subito alla regia Paolo Gavasso e alla regia centrale di Treviso Rosario Moreno, che grazie al network Radio Science TV veniamo praticamente ritrasmessi gratuitamente su altre emittenti, su una serie di emittenti online che fanno capo a Radio Sirius, la radio madre. Trasmissione che parte qui da Radio Piper Fontana Fredda, lo ricordo, è una emittente storica dal 1981 che modula sulle frequenze in FM stereo 88 e 800 e 93 e 800 per tutto il nord-est d'Italia, inclusa anche la vicina regione dell'Istria, poi se vogliamo essere anche più precisi una parte della una buona parte della Slovenia e Croazia. Benissimo, a questo punto non mi resta che dare subito la linea allo studio 2, dove abbiamo Alviano Appi, che ha degli ospiti interessanti, poi deve dirvi anche delle informazioni molto importanti che riguardano proprio alcune iniziative che si terranno qui a Pordenone. Prego Alviano, a te la diretta. Grazie Massimo, grazie Rosario. Allora ai nostri radioascoltatori desideriamo innanzitutto dare un'informazione. La nostra associazione, il Sicomoro, per sabato 12 novembre a Pordenone ha organizzato una conferenza, la presentazione del libro La mafia ordina suicidate Attilio Manca. E questa conferenza la faremo, come dicevo, sabato 12 a Pordenone presso l'auditorium della regione in via Roma 2. Via Roma è la via dove a Pordenone si tiene il mercato ogni mercoledì e ogni sabato. Ci sarà la presentazione appunto del libro La mafia ordina, state bene attenti al titolo, Suicidate Attilio Manca, di Lorenzo Baldo, vice direttore della rivista Antimafia 2000. Parteciperà all'evento il fratello del giovane urologo Gianluca Manca, ci sarà il direttore di Antimafia 2000 Giorgio Bongiovanni e sarà presentata la conferenza dalla giornalista Anna Petrozzi. Io invito a partecipare per cercare di capire qualche cosa di più delle dinamiche che ci sono all'interno della magistratura, delle nostre istituzioni. Vengono fuori da questo libro molte cose sui rapporti Stato-mafia. Capire è una cosa molto importante, capire vuol dire la comprensione mette una luce e quando abbiamo una luce, quando abbiamo una comprensione, diciamo che possiamo essere molto di più d'aiuto a quelle persone che sono costrette a lavorare con chi invece si nasconde nell'ombra. In quell'ombra cerchiamo di fare una luce, quindi vi invito tutti a partecipare. Il libro è molto bello, quello che sentirete è molto interessante e molto attuale, anche per capire quello che il processo che si sta svolgendo in questo momento a Palermo
la vicenda portata avanti dal magistrato Nino Di Matteo, il processo sulla trattativa Stato-mafia. Bene, detto questo, questa sera abbiamo con noi per la prima volta a questa radio dei ragazzi, i ragazzi del gruppo Our Voice. Io saluto, se mi sente bene, Sonia Tabita. Ciao Sonia, ci sentiamo? Sì, sì, ciao Albiano, buonasera a tutti. Grazie di aver raccolto il nostro invito. Innanzitutto io ti chiedo, quanti anni hai? Io ho 15 anni, sì. Ecco, tu hai 15 anni. Io mi ricordo di te, ho molto piacere che possiamo sentirti questa sera, perché alla Facoltà di Giurisprudenza di Palermo 2 anni fa, e quindi per chi ci ascolta avevi 13 anni, sì. Tu hai raccontato, hai esposto i tuoi sentimenti sulla legalità, sulla giustizia. Io mi ricordo in un modo così intenso che certe parole ti morivano in gola per l'emozione, la commozione. Eri una ragazzina di 12 anni, tu hai dato vita a questo gruppo che sono gli Our Voice, e desidero che a chi ci ascolta tu ci dica come siete nati. Allora, Our Voice significa la nostra voce, cioè la voce di noi giovani che vogliamo dire ciò che pensiamo in base a ciò che avviamo e a ciò che ascoltiamo. E siamo una compagnia teatrale composta da soli giovani a partire dai 7 ai 20 anni, e ci siamo formati nel 2013 perché crediamo che sia fondamentale parlare dei mali di questa società, di questo sistema corrotto che ci opprime ogni giorno attraverso questi mali, e noi appunto lo vogliamo fare con l'arte, con la musica, con il teatro, perché crediamo che si possa dire la verità in qualsiasi modo, anche con quello che siamo a più fare. Ed è fondamentale che soprattutto noi giovani oggi ci ribelliamo a questa società. Guarda, tu stai parlando di giovani che sentono questo impegno per la legalità. Questa può sembrare una, così, per chi non è addentro, per chi non vi conosce bene, può sembrare il vivere la giovinezza in modo pesante, faticoso, questo impegno che se, ma io ti ho sempre vista e insieme anche i ragazzi che sono con te, essere anche molto allegra, molto felice, molto... tu come conciliate questo impegno con il godersi la vita, il godersi la giornata? Che cosa senti rispetto a questa cosa? Allora, prima di tutto qui con me c'è anche Karim, che fa parte del nostro gruppo Our Voice, e anche lui può dirlo che noi, cioè, ogni giorno viviamo comunque, siamo dei ragazzi normali, cioè ci piace vivere, ci piace scherzare tra di noi, viviamo tutto con tanta armonia, cioè a noi ci fa proprio, ci fa star bene appunto parlare di questi mali, andare contro questo, perché crediamo che il senso della vita sia questo. Volevo fare un saluto. Sì, bravo Karim, grazie. Volevo fare un saluto a Albiano, a Radio Salute, e confermo ciò che ha detto in questo momento Sonia Tabita. Noi siamo dei ragazzi normali, ragazzi comuni, come tutti gli altri. Anche noi usciamo, anche noi abbiamo la nostra vita privata, sentimentale, e andiamo a scuola, ma ciò non significa che non dobbiamo e non possiamo anche stare attenti per ciò che ci circonda, quindi essere sensibili per le questioni morali. Esatto. Le questioni... guarda, io penso, guardate, alla vostra età
era una persona che inseguiva il pallone, devo dire la verità. Sì. Sotto tutte le sue forme, perché qualche volta lo seguivo come pallina da ping pong, o come pallina da tennis, o anche come pallina da basket, anche se sono alto poco più di 1,70 m, ma io inseguivo il pallone. Però in voi, sentendovi, è come sentire una spinta, un'energia che per me a quell'età era inimmaginabile, avere questa sensibilità. Voi siete nelle Marche, ma forse avete avuto un'educazione anche che vi ha sensibilizzato, sebbene lasciandovi dei giovani, cioè vi ha sensibilizzato all'impegno che è vissuto come una cosa sana, che dal mio punto di vista vi vedo crescere in un modo velocissimo rispetto a quello che riuscivo a fare io e anche tanti miei coetanei, ma sicuramente parlo per me. Ma allo stesso tempo avete avuto questa educazione che coniuga l'impegno con l'allegria, la spensieratezza che hanno i giovani. Cos'è che voi sentite che vi ha veramente spronato per essere attenti a questi temi di giustizia, di legalità, di eguaglianza tra le persone? È semplice, basta accendere il televisore, ascoltare la radio, leggere i giornali, cosa che noi, come tanti altri penso, noi facciamo quotidianamente. È una grossa mano, se dobbiamo dirlo, la riconosciamo nei nostri genitori, che sin da piccoli ci hanno spinti a essere attenti, ad essere sensibili a certe tematiche. E quindi se oggi abbiamo deciso di formare questo gruppo, abbiamo deciso di dare questo messaggio, gran parte del merito è dei nostri genitori. E invito anche i genitori di altri ragazzi che come noi magari possono essere interessati a queste cause, di parlare, di comunicare, di informare, perché l'informazione c'è, esiste, dobbiamo soltanto avere la voglia di cercare. Senti Sonia, come hai formato, cioè la genesi di questo gruppo di ragazzi, hai parlato addirittura di ragazzi di 7 anni, come nasce dentro di te l'idea di mettere insieme queste persone e dopo come vi preparate, quanto tempo vi prende, come nasce questo gruppo, come proprio per far capire a chi ascolta come dei giovani, come della creta nasce un vaso? Allora, noi ci conosciamo da sempre, diciamo da tutta la vita, siamo amici di famiglia insieme a questi altri ragazzi e comunque con altri che sono arrivati da poco ci conosciamo da circa un anno, però loro si interessavano alle cause che ci interessiamo anche noi e quindi abbiamo iniziato a lavorare anche con loro. E siamo nati semplicemente da un'idea, da un piccolo spettacolo recitato, diciamo, ai nostri genitori davanti alle nostre famiglie, con cui volevamo andare contro la mafia. Questo spettacolo si chiama L'arte uccide la mafia e con il tempo però ci siamo accorti che è una cosa importante, che non dobbiamo far vedere solo alle nostre famiglie, ma che comunque include tutti, cioè anche chi sta al di fuori. Quindi abbiamo iniziato a fare spettacoli in tutta Italia ogni anno, appunto sull'arte uccide la mafia, e tocchiamo anche altre tematiche, altri mali di questa società oltre la mafia. Per dire, dov'è che avete, quali sono gli ambienti nei quali avete fatto delle rappresentazioni? Dove siete stati? Noi siamo stati prima di tutto a Palermo, siamo andati in Via D'Amelio e in altri teatri di Palermo a denunciare appunto la mafia. Siamo andati nelle scuole di Ascoli Piceno, a breve saremo anche a Cormons il 2 e 3 dicembre. Siamo andati ad Ancona, abbiamo partecipato alla Marcia per la Pace di Perugia Assisi, dove abbiamo presentato uno spettacolo diverso chiamato 7 grida, 1000 speranze, che parla un po', cioè, contro il sistema. Andiamo contro il sistema perché tocchiamo
temi di altri tipi, anche tipo la violenza sulle donne o gli immigrati, cose del genere. Ricordiamo persone come Vittorio Arrigoni, come Francesca Morvillo, eccetera. Sì, io ho visto un poco, anzi l'ho visto tutto e l'ho visto anche due volte, perché è stato uno spettacolo veramente toccante. Questo io lo voglio approfondire, questo della pace, questo spettacolo che avete fatto in occasione della Marcia della Pace Perugia-Assisi, perché lì appunto le tematiche sono diverse. Avete il titolo, è proprio Sette grida, mille speranze. Una delle grida, a me piace perché voi proprio avete voluto toccare tanti temi, perché l'illegalità non è soltanto diciamo racchiudibile, chiudibile all'interno dell'ambito della mafia, ma ci sono molti aspetti nella società di oggi in cui l'essere umano è un tiranno in qualche modo, nei riguardi di un altro essere umano, o nella migliore delle ipotesi, indifferente. Voi oltre avete rappresentato, scendi di più nel dettaglio di questa, quali figure avete voluto toccare, quali tematiche avete voluto toccare in questa rappresentazione? Allora, io ad esempio interpretavo Francesca Morvillo, che è la moglie di Giovanni Falcone, assassinata insieme a lui nella strage di Capaci, appunto dalla mafia. E Karim? Io invece ho rappresentato Vittorio Arrigoni, visto che il mio sangue per metà palestinese, ho deciso di rappresentare questa figura. E ho ricordato insomma la sua storia, qual è stata la sua storia, qual è stata la sua missione per il popolo palestinese. Poi Sonia adesso vi dirà, ci sono stati altri personaggi che abbiamo deciso di rappresentare, tra cui... Beh, Vittorio Arrigoni lo puoi anche ricordare, la sua vicenda, che cosa gli è successo, perché non tutti le persone che ci stanno ascoltando hanno presente magari in questo momento. Vittorio Arrigoni è stato ucciso nel 2011. Lui è stato un attivista e un pacifista per i diritti umani. Ha compiuto la sua missione in quella che ancora oggi è la Striscia di Gaza, in quella che ancora oggi è la prigione a cielo aperto più grande del mondo. E sì, ha deciso di con la sua testimonianza, con i suoi occhi, con le sue orecchie, con la sua bocca, di scrivere, documentare, testimoniare ciò che lui vedeva durante l'assedio israeliano nel 2008 e negli anni che hanno preceduto l'assedio e negli anni che hanno seguito fino al giorno della sua morte. Lui era un uomo che era un fratello, io lo sento così, come se fosse un fratello. Anch'io, sai, scusa se ti interrompo, lo sento come un fratello. Lo sento ancora vivo io. Un uomo di verità. Sì, un uomo che... come poco. Lui sì, è stato ucciso. È stato ucciso appunto perché raccontava la verità e dava fastidio. Così come dava fastidio il giudice Falcone, il giudice Borsellino, così come magari poteva dar fastidio Giulio Regeni e tantissimi altri. E Vittorio Arrigoni è solo uno dei tanti martiri che questo mondo disgraziato possiede, purtroppo. E noi con il nostro gruppo, umile gruppo Our Voice, cerchiamo di dare un messaggio con la speranza che un giorno la nostra società non abbia più bisogno di martiri per svegliarsi. Bravo. Non abbiamo proprio bisogno di martiri, un po' come diceva Emergency Gino Strada una volta, quando dicevano che l'esercito in Iraq, al tempo della guerra nell'Iraq, mi ricordo che dicevano: ma è importante che ci sia l'esercito, mentre Gino Strada non voleva militari intorno a sé, perché con la presenza dei militari i medici possono essere più sicuri e si possono addentrare di più nei territori che vengono colpiti dalla guerra ed essere più utili
e prestare di più la loro opera. E Gino Strada ha risposto: io vorrei non dover prestare nessuna opera. Questo vorrebbe dire che le persone sono sane, non hanno bisogno di cure mediche, non hanno bisogno di protesi per le mani, per le gambe, per questo disastro che stiamo mandando in onda in questo spettacolo che potremmo chiamare umanità. Voi avete citato adesso Falcone e Borsellino. Che cosa vi hanno dato Falcone e Borsellino come persone? Che cosa sentite che vi hanno dato questi uomini? Falcone e Borsellino ci hanno... non sono andati solo contro la mafia, diciamo che sono stati proprio degli insegnanti, dei grandi esempi per noi, perché si sono sacrificati per noi e per il nostro futuro. Loro ci hanno insegnato quali sono i veri valori di questa vita, quali i valori morali per cui oggi dobbiamo combattere. I loro discorsi, quello che hanno fatto loro nei fatti, ci hanno proprio spronato ad andare contro la mafia e contro la società, diciamo, che abbiamo oggi, e sono dei grandi martiri per noi. Noi abbiamo iniziato da loro, spronati dal loro esempio, proprio questo gruppo. Oltretutto, ricordando adesso il giudice Falcone, il giudice Borsellino e tanti altri martiri, non possiamo essere indifferenti a ciò che sta succedendo in questo periodo a un altro giudice, a un altro protagonista della lotta alla mafia che è ancora in vita, il giudice Nino Di Matteo. Il giudice Nino Di Matteo, il quale è stato più volte minacciato dalla mafia, e in primis dal capo, possiamo considerare il capo della mafia, Totò Riina. Il giudice Di Matteo ha dimostrato ancora una volta di credere in ciò che fa, di credere nel popolo, in ciò che sono i cittadini, e ha deciso, nonostante le ulteriori minacce di qualche settimana, un mesetto fa, di rifiutare l'offerta che il CSM gli aveva proposto di dirigere, di andare alla direzione nazionale antimafia a Roma, per continuare il suo compito a Palermo, per continuare il processo trattativa Stato Mafia. E questo è un atto di coraggio, è un atto di forza, di speranza, di cuore, che noi gruppo War Voice, noi ragazzi, noi futuro, che noi giovani siamo il futuro di questa società, non possiamo non ringraziare. Bravissimo Karim, non ci sono parole per quello, non ci sono parole per descrivere quello che in questo momento stia provando Nino Di Matteo. Non oso pensarci, mi verrebbe soltanto da dirgli grazie. Guarda, grazie per... io condivido totalmente quello che stai dicendo, anche perché lui sa che la sua scelta trascina anche quella degli uomini della sua scorta, trascina in questa vicenda, e in questo grazie noi uniamo anche gli uomini della scorta, che sicuramente in qualche modo gli hanno fatto capire: noi comunque siamo con te, e noi comunque condividiamo il tuo pericolo, che poi è un pericolo esteso anche alle famiglie degli stessi. Questi sono uomini ai quali forse veramente il grazie è l'unica cosa che possiamo dire, il resto potrebbe essere retorica, ma un grazie con tutto il cuore. Hai fatto molto bene a ricordare questa vicenda. Vorrei, se possibile, appellarmi ai radioascoltatori di Radio Saiuz, e vorrei invitare loro, il mio consiglio appassionato, di guardare il documentario che ha girato Al Jazeera qualche mese fa, chiamato A Very Sicilian Justice, riguardo appunto la storia di Nino Di Matteo e la storia di ciò che è oggi la lotta alla mafia. Per chi non conoscesse Nino Di Matteo, questo documentario è illuminante, e lo consiglio vivamente con tutto me stesso, anche per noi giovani, per i ragazzi che magari, io in primis, non ho voglia di leggere. Un documentario, un filmato, può essere molto più utile e agevole di un libro per certo. capire ciò. Certo, un modo più veloce. E allora, guarda, una domanda che vorrei fare a tutti e due adesso è questa. Poi
magari prima Sonia e dopo Karim, perché avendo un'età diversa ha frequentato ambienti diversi. Esattamente. Allora, immagino Sonia che tu gli ambienti di scuola o gli ambienti di amicizia, come ti vivono? Perché immagino che comunque non solo con YouTube ma con Facebook, queste cose qua, i tuoi amici sanno quello che fai, come ti vivono? E tu come vivi i loro? Allora, i ragazzi di oggi diciamo che sono abbastanza indifferenti a queste tematiche, appunto ad andare contro i mali di questa società, perché secondo me fin da piccoli non gli viene insegnato ad andare contro questo, perché c'è molta, diciamo, superficialità in questo, c'è un'indifferenza di fondo che permette ancora il sistema a appunto distruggere quasi noi stessi e il nostro mondo. Quindi niente, io direi a tutti, io cerco di dire appunto ai compagni di scuola, agli amici, a chiunque mi circonda, che è fondamentale preoccuparsi di queste tematiche, perché riguardano noi, il nostro futuro, e se non facciamo qualcosa il nostro futuro non ce l'avremo. Questo. Senti Sonia, per capire, oltre agli amici, a quelli che già condividono queste cose più serie, ma ce n'è qualcuno che a te sembra di poter avvicinare, o che nel tempo si è avvicinato e che non era interessato, oppure è faticoso questo approccio? Sì, allora diciamo che proprio Karim, che sta adesso vicino a me, si è avvicinato da circa un anno insieme a fratello, perché loro si preoccupano come noi di queste tematiche, credono come noi che se non facciamo qualcosa per cambiare il nostro futuro, il mondo continuerà a peggiorare sempre di più. Quindi cioè, loro, grazie a questo loro sentimento che è uguale al nostro, si sono avvicinati a noi. Quindi chiunque potrebbe avvicinarsi a noi, o chiunque potrebbe iniziare a fare qualcosa fin dalle piccole cose, non è impossibile, cioè qualunque cosa si può fare, qualunque cosa, davvero, da uno spettacolo teatrale a iniziare a collaborare con altre organizzazioni, qualunque cosa. E tu Karim, il tuo punto di vista qual è? Il mio punto di vista è sullo stesso tema, come tu, i ragazzi che hanno qualche anno di più di Sonia, tu con quell'età, con i dialoghi, le cose, riesci a buttare lì il discorso quando parlate io tra di voi? Sono un universitario, faccio l'università. Quindi abbiamo un'età diversa da quella dei compagni di Sonia, comunque, quindi 14-15 anni, quindi, quindi naturalmente anche una sensibilità diversa. Ma devo dire che ho riscontrato più successo, più fiducia nei ragazzi dell'età di Sonia, per quanto riguarda i nostri spettacoli. Noi abbiamo deciso di andare sin dall'inizio nelle scuole, quindi dove c'è il MIR, dove ci sono i giovani, per dare il nostro messaggio, e abbiamo riscontrato una risposta più che positiva. Quindi sì, all'inizio ci guardano con un po' di scetticismo, se non ricordo male, ma poi quando iniziamo a parlare, a testimoniare, a raccontare, le persone rimangono a bocca aperta e ci comunicano di seguire ciò che facciamo. Si sentono coinvolti in qualche modo. Si sentono coinvolti, sì, pieno. E questo è, interagiamo con loro, e questa è una risposta che ci fa molto piacere. Ci fa andare avanti. Certo, certo. Allora, guardate, noi siamo arrivati quasi alla fine del tempo a nostra disposizione. Io vorrei, a chi vuole rispondere a questa domanda, che è una domanda semplice, ma una domanda di sentimento, che cos'è per voi la vita? Che cos'è per voi la vita? Vi faccio questa domanda perché non so, è come se sentissi, vedendovi o quando vi ho visto, che voi quasi riuscite a leggere tra le pieghe
delle cose. E nel senso, leggere tra le pieghe per me vuol dire quasi che voi vedete più cose. Oppure siete semplicemente attenti, e non lo so, vorrei che comunicaste questa capacità, questo sentire a chi ci ascolta. Non so se in qualche modo è una domanda un po' così personale e curiosa, sì. Ma se vi sentite di dire cos'è per te la vita, Sonia, o anche Karim se vuole rispondere dopo. Allora, per me la vita è bellissima, è proprio stupenda. Io sono contenta perché nella mia vita ho uno scopo, ho degli obiettivi, dei sogni. Cioè, ho degli esempi di persone che sono morte per insegnarmi a vivere. E io appunto sto cercando di imparare da loro giorno dopo giorno. Io diciamo, cioè, io vivo grazie a loro, al loro esempio, e grazie a chi oggi compie il loro lavoro. Cioè, come diceva Karim prima, persone come Nino Di Matteo che, o Giuseppe Lombardo, che sono entrambi magistrati disposti a dare la vita appunto per noi, per la nostra vita, per il nostro futuro. Perché appunto secondo me il senso della vita si trova nell'amare, nel combattere per degli ideali, nel cercare di aprire gli occhi a chi non è consapevole di in quale mondo ci troviamo oggi e dei mali di questa società, che sono soprattutto i giovani. Cioè, i giovani si devono ribellare, come dicevo prima. Sì, parlando dei giovani, soprattutto del male che sta affliggendo i giovani, cioè la droga. La droga che sta distruggendo questi bellissimi ragazzi, queste bellissime ragazze. Io ho amici, conoscenti che purtroppo la droga li ha resi irriconoscibili, ha cambiato il loro stato d'animo, la loro anima, il loro spirito, la loro missione. E quindi guardando loro non posso che non apprezzare il dono che ho ricevuto, cioè quello della vita, e ricevendo questo dono mi sento di aiutare questi miei amici, questi ragazzi che purtroppo vivendo in condizioni di povertà o di in condizioni familiari non adeguate, fanno appello alla droga, usano stupefacenti per risolvere le loro situazioni familiari. Quindi certo, questa cosa qui. Guardate ragazzi, allora io intanto vi ringrazio moltissimo a nome mio, a nome di Paolo Gavasso, certamente a nome di Massimo anche e di Rosario. Noi abbiamo ascoltato dei ragazzi, uno di 15, uno di 20 anni, e sappiamo che a questa vostra attività partecipano anche ragazzi dell'età dai 7 anni in su. Noi semplicemente vi ringraziamo moltissimo di questa vitalità che voi infondete. Indirettamente ringraziamo anche i vostri genitori che vi hanno saputo stare vicino. In questa società ci vorrebbe più tempo, meno tempo un po' per il lavoro, e più tempo di stare vicino con i vostri figli, come i vostri genitori sicuramente hanno saputo fare, ma hanno lavorato su dei cuori veramente molto sensibili. Io vi ringrazio profondamente e vi mando un grosso abbraccio qui. Volevo ricordare che per chi è interessato potete cercarci sulla nostra pagina Facebook Our Voice o canale YouTube, che sarebbe OURVOICE, Our Voice. Grazie mille. Our Voice in inglese. Grazie ragazzi e a risentirci. Grazie a voi. Grazie davvero, Aldiano. Ciao. Allora, noi riprendiamo la linea qui dallo studio, ricordando di nuovo a chi ci ascolta la conferenza che terremo sabato 12 novembre a Pordenone, presso l'auditorium della Regione in via Roma, e la via dove si tiene il mercato del mercoledì e del sabato a Pordenone, e vi sarà la presentazione del libro La mafia ordina, suicidate Attilio Manca, un'occasione per apprendere molte dinamiche,
molte cose che il mainstream non ci rivela. Grazie dell'ascolto e la linea ritorna all'amico Massimo Bonet. Sì, prendiamo la linea dello studio 1 qui di Radio Piper Fontana Fredda, grazie a Alviano Appi, ricordo Alviano Appi dell'Associazione Culturale Il Sicomoro che appunto in zona organizza molte conferenze, molti incontri con tematiche davvero molto importanti. Ecco, per quanto riguarda sabato, ecco, ci sarà anche Radio Piper Fontana Fredda con la televisione Pianeta Oggi TV, quindi il circuito Radio Science TV. Dunque, detto questo, non mi resta che chiudere qui il nostro settimanale Pianeta Oggi 20 nel mondo. Siamo andati in onda grazie alla regia di Paolo Gavasso qui da Fontana Fredda e un ringraziamento anche alla regia del network di Radio Sirius, Rosario Moreno, che gratuitamente ci ripete questa trasmissione. Ecco, quindi un doppio grazie al direttore editoriale Rosario Moreno. Radio Piper Fontana Fredda, ricordo che modula dal 1981 sulle frequenze in FM stereo, adesso anche con il sistema RDS, 88 800 93 800 per tutto l'Alto Adriatico. Gentili signori e signori, terminiamo qui, vi lasciamo ora all'ottima musica, buonasera. Avete ascoltato Pianeta Oggi e 20 nel mondo, a cura di Massimo Bonella. In onda tutti i giovedì dalle 20:30 su Radio Piper.